confessa a Dio onnipotente e a noi fratelli una morte creata insieme a parole e opere e funzioni è mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la grazia sempre vergine Maria neanche gli infanti e i tuoi fratelli e le altre Signore di noi. Dio onnipotente abbia misericordia di perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Molti però di quelli che avevano ascoltato il discorso credevano.
sapere o in nome di chi avete fatto questo? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute, la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, colui vi sta innanzi sano e salvo. Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Parola di Dio. Yeah.